decisione è maturata nel tempo ed è maturata perché la situazione da circa 3 anni a questa parte in Italia per noi è radicalmente cambiata. Radicalmente cambiata perché sono cambiate le carte in tavola, a livello nazionale, a livello europeo sono cambiate, quindi non viviamo più, a nostro avviso, in una situazione per quanto imperfetta di democrazia, ma viviamo in una situazione in cui ci sono personaggi non eletti che governano il paese e pare che importi poco o niente a nessuno. Che ci sia stato un colpo di Stato è abbastanza ovvio, è abbastanza evidente, ma quasi solo per gli addetti ai lavori, perché la stampa non dà risalto, sembra che tutto sia appiattito sulle posizioni del pensiero dominante, che ci porta ad avere dei problemi che non verranno mai risolti volontariamente da queste amministrazioni, come quello che viene chiamato con i migranti, che in realtà noi riteniamo una vera e propria invasione, che poi si ripercuote, oltre a quello dei migranti, che noi vediamo un po' dappertutto, cioè non è che lo vediamo soltanto chissà nei telegiornali, ma i telegiornali riguardano anche le nostre città, i nostri paesi. Problemi economici di una crisi voluta, di una crisi che è fatta ad arte dagli organismi che governano oramai l'Europa e quindi anche Saronno,